Collegamento con l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, che salutiamo. Buonasera. Allora, con Alverà oggi non parleremo solo di energia, ma non potevamo non parlarne, considerato Snam, perché Alverà, insieme ad altri importanti manager di grandi aziende come la stessa Sky, fra l'altro, partecipa a questo manifesto che si chiama Valore D, che è un manifesto che affronta i temi legati al gender gap, il pay gap, le pari opportunità, la leadership al femminile. Fra l'altro, proprio qua a Sky TG24, venerdì alle 21, ci sarà una trasmissione eccezionalmente condotta da Sara Varetto e con la partecipazione di amministratori delegati, ospiti istituzionali, studiosi e quant'altro, dal curioso titolo L'importanza di chiamarsi Carlo. Le rubo solo un minuto perché è un bellissimo titolo. Perché come hanno già fatto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ci siamo chiesti, prese le 100 quotate, per le prime 100 quotate, vedere quante donne sono a capo di grandi aziende italiane ed è la percentuale identica degli uomini che si chiamano Carlo, vien da sé che vuol dire che siano pochissimo. Ovviamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti i nomi erano Peter e John, mi pare. Allora, Alverà, in questi mesi abbiamo visto come il conto più salato della pandemia, dal punto di vista sociale, lo stiano pagando le categorie più fragili. Oggi la Catalfo, il ministro del lavoro, parla dei giovani, soprattutto di questi giovani, molti sono donne. Sappiamo che Next Generation EU si dovrà occupare anche, se non per certi versi, soprattutto di questi problemi. Secondo lei, quali misure si dovrebbero adottare? Ma noi parliamo delle realtà aziendali, noi abbiamo fatto molto durante la pandemia, ci siamo non solo a livello di consiglio d'amministrazione, abbiamo messo nello statuto, diciamo rendendo permanente la legge Golfo Mosca, ci sono tante iniziative, diciamo formali che possono fare le aziende, ma non c'è nulla di più importante che giocare un ruolo a tutela delle proprie dipendenti. Vediamo che il 70%, 73% delle dimissioni l'anno scorso sono di donne, come diceva lei nella pandemia. Il 55% delle donne rispetto a un 45% degli uomini ha dichiarato un peggioramento netto Vero. della qualità del lavoro e di conseguenza della vita. E quindi le aziende devono occuparsi di più di assumere donne e di trattenere le donne. E ci sono tante cose che, a partire da quello che abbiamo sottoscritto con Valore D, ma lavorare sul, per esempio, il congedo di paternità, lavorare nel supporto anche alla scuola. Nel lavorare con gli asili e addirittura mettere a disposizione spazio in asili per i propri dipendenti, c'è veramente molto che le aziende possono fare. Poi c'è un grande tema culturale, soprattutto per aziende come la nostra che hanno bisogno di competenze matematiche, scientifiche, le cosiddette STEM. In A Italia proposito abbiamo un gap delle importante. competenze STEM, ci spiega la vostra, ovviamente, per il tipo di azienda che è, ne ha bisogno ancora più di altre. Da questo punto di vista, cosa state facendo? Noi stiamo lavorando con le scuole, noi abbiamo capito che c'è un problema, c'è un collo di bottiglia, noi vorremmo arrivare ad avere nel tempo 50% di assunzioni femminili, 50 maschili, dovendo assumere STEM, abbiamo visto tutte le categorie, le fasce di età, abbiamo capito che purtroppo solo il 5% delle ragazze di 16 anni in Italia vogliono studiare materie STEM. C'è È un peccato, un nonostante tema. ci sia appena stato un premio Nobel a due donne proprio nella fisica, se non sbaglio. Questa immagine di loro due insieme che alzano il premio è un'immagine molto potente, molto forte. C'è bisogno di storytelling, c'è bisogno di andare dalle ragazze con delle storie di successo. Solo il 40% delle ragazze in Italia pensa che prenderebbe lo stesso voto in matematica di un compagno maschio. E questo è assurdo. Negli Stati Uniti è l'opposto. Parlavo con dei professori americani, loro devono calmierare le donne che in America sarebbero più brave per cercare di avere un Che numero bello. pari di studenti maschi. Quindi la natura è l'opposto e c'è purtroppo un problema culturale. Alverà, il nostro tempo è finito, ma comunque rimaniamo assieme ancora un minuto. Lo facciamo per parlare di un suo libro, del saggio. Lei ha scritto anche un romanzo che si chiama Zero, però adesso parliamo invece di rivoluzione idrogeno. Che l'idrogeno possa diventare, diciamo, uno dei protagonisti dell'energia pulita del prossimo futuro non dovrebbe stupirci, se ne parla da tanto tempo, invece siamo ancora qua a parlarne invece di vedere qualche realizzazione, anche se voi siete molto avanti anche da questo punto di vista. Ci spiega il fatto che lei ha definito l'idrogeno come l'internet dell'energia?
Sì, questa è un'espressione che in realtà ho preso in prestito da Jeremy Rifkin, che lo scrisse nel 2002. Il problema del 2002 è che l'idrogeno costava 60 volte più del petrolio. Adesso l'idrogeno costa 2 volte più del petrolio e secondo noi tra 5 anni può arrivare in alcuni settori a competere ad armi pari con benzina e diesel. Quindi la rivoluzione succede adesso, non lo dico solo io, lo dicono tante banche d'affari, Goldman Sachs, Bank of America, chiamano l'idrogeno quello che erano gli smartphone prima del 2007. Secondo queste banche l'idrogeno vale 11 trilioni di dollari e quindi sta succedendo. Noi oggi abbiamo firmato e annunciato un importante accordo con Ferrovie dello Stato e pensiamo di avere già il 2022-2023 in Italia i primi treni che oggi vanno a diesel convertiti a idrogeno, quindi non è una cosa del futuro, è una cosa diciamo quasi già nel presente. Allora speriamo nel prossimo futuro tanto idrogeno, perché è un'energia assolutamente pulita, con tante donne che studiano modalità per mettere in pratica queste idee. Io la ringrazio, grazie a Marco Alverà, grazie all'amministratore delegato di Snam, ricordiamo Valore D e l'importanza di chiamarsi Carlo, in onda venerdì alle 21, condotto da Sara Varetto. Noi diamo adesso la linea con un po' troppo ritardo, mi scuso, al TG che ci segue, ci vediamo domani alle 17:15 con Sky TG24 Economia.